Purtroppo mi hanno detto che ogni ora, ora sono le 23:35, a mezzanotte e 30 chiudo. Così mi hanno detto che bisogna far così, quindi bisogna far così, sennò si chiude automaticamente, no? Quindi peccato, perché avevamo 40.000 persone che ci stavano guardando e uno ha detto, vediamo questo, uno ha scritto Forza Prato, sentiamo perché l'ha scritto. Perché ti farà Prato. Vediamo se... Chi ha scritto Forza Prato? Pronto? Ciao Babbo. Ciao, tu hai scritto Forza Prato? Sì. Perché? Perché sono di Prato. Ah, vedi? No, non so. Eh beh, è la risposta, è normale che volevo, no? Cocò. Tutto a posto, quindi vivi a Prato, vivi? Sì. E segui Prato? Sì, ci ho giocato anche. Sì? Sì. Quanti anni fa? Fino a 3 anni fa. Cosa facevi? Centro giovanile? Sì, ho fatto da dai pulcini fino agli allievi. Ah, ok, bravo, bravo. Ma non giochi più ora? No, ora gioco in eccellenza. Ah, ok, ok. Quindi sei tifoso del Prato? Sì. Cosa fa il Prato? Eccellenza? No, no, fa... No, no, Prato Serie D. Serie D? Sarebbe come interregionale, no? Sì. Ah, ok. Va bene, va bene. Ma vabbè, volevo salutarti. Ciao, Bob. Passa una buona serata. Forza Prato. Ciao. Eccoli qua. Allora. Pippo, forse voglio vedere. Ah, vuoi Rosario? Lippo, vuoi Rosario? Allora. Allora. Vecchio Lucas. Grande Lucas. Quanto mi manca Miami, Lucas. Le serate che mi faccio con Lucas? Ma va, le serate. Lui mi chiama, non uscivo mai, ero l'unico che non uscivo. Con lui e Alex non uscivo mai. Il giorno stavamo insieme. Tutti i sabati. Ah, sì, ogni tanto il sabato uscivamo. Io stavo un'ora e mezza, poi andavo a casa. Ma va. Vediamo se c'è. Allora, 35.000, ti vuoi della tua faccia orribile e gonfia? Falla vedere. Eccomi. Sì, fammi vedere la testa. No, ho pochi capelli. Eh? Ho pochissimi capelli. Non ti sono cresciuti a te? Beh, allora, se non ci fossero le bimbe, mi vedrei a suonare adesso. Mi ma raccontiamo cosa hai fatto ieri, però. Allora, ieri ero sul terrazzo. Lui era fuori al telefono. Sì. Io ero messa sul divano, le bimbe dormivano. Suona uno alle 15:30 più o meno. Per cui vado e vedo uno che mi riprende col telefono. E io mi incazzo, dico chi è? Allora vado da Bob e dico, oh, c'è stato un coglione che ci ha ripreso col telefono, ma che cosa ha ripreso non lo so. Insomma, allora io vado là. Lui va lì. E dico io, figlio di puttana, farti vedere! Ma è l'uomo! Che vengo giù, ti ammazzo! Cocò, se avesse risposto lui, c'era la pernacchia. È stato... non l'ho fatta perché hai risposto tu. Gli ho detto a lei, ora vado giù, metto le scarpe con la mazza da baseball, se lo vedo lo spacco tutto. Io ho detto, no, vai già scappato. Ma rilassati, mi ha detto. Comunque sono al 18° giorno di dieta, quindi... Quanto hai perso? 4,5 kg, mi sa. Sei bravo, Rosario.
ammazza, cioè, sono io in 14 giorni sono aumentato 2,5 kg, però avevi detto che la facevi anche tu comunque. Non ce la faccio, Rosa, non ce la faccio fare niente. Le scale si possono fare, 5 piani? No, sono d'accordo, guarda, no, ma sono d'accordo con te, 100%. Da lunedì, dai, da lunedì. Domani e domenica, da lunedì si comincia. Non lo so, guarda. Ma comunque mi devo muovere, dai, le scale, far qualcosa, dai, faccio schifo. Ma nessuno ti dice di non farlo, infatti. Va bene. Quando volete, cioè, dopo il 4 mi invitate a mangiare a casa. Ci lo sai che sei quello che mi dà più soddisfazioni. Mi devi 16.000 euro. No, 2 milioni con questa. Perché ragazzi dovete sapere una cosa, vabbè, perché ci segue lo sa, a me piace un sacco cucinare, faccio un sacco di piatti, solo che lui non si mangia niente di quello che faccio io. Rosario invece mi dà sempre soddisfazioni, mangia tutto, prova tutto. Quindi Rosario, non vedo l'ora che finisce. Il 4 sera a casa Vieri a cena, io ci sono. Assolutamente. Vabbè. Porto il gelato. Come sempre. Oh, Bobo, mi ha detto Michele, devo vedere un film con mia moglie. Gli ho detto no, alle 10:30 è un impegno, devo vedere la diretta di Bobo. Stavo morendo da ridere quando mi ha detto. Stavo morendo. Mamma, dai. Dopo ti chiamo, dai. Ciao. Okay. Ciao, Rosa, ciao. Eccoci qua, ragazzi. Allora. Ragazzi, mi sta spingendo per dirmi vattene, mi sta dando i pugni da sotto, vi dico solo questo, quindi buonanotte. Ma cosa stai dicendo? Cioè, fatto così, mi hai fatto così, come per dire vattene via. Anna, cosa stai dicendo? Sei zitto, Luciano. Anna, ma stai qua. Cioè, mi hai dato i pugni da sotto, sei una vergogna. Ma va, ma sei una vergogna. Mi hai fatto così. Ma va, ti sto toccando la gamba. No, mi hai fatto così, come per dire vattene, grazie. Ma stai qua, Cocò, ma vuoi che, ma secondo te... Tanto non ti vedo mai, ma voi voglio... Ah, grande Ceci la Sicilia! Grande Ceci! Disperate, dov'è? Ah? Una cosa, Ascoli! Ceci! Allora, Pippo, Bobo chiama Pellus. C'è Pippo Polignano. La Natalia, poverina la Coco. Sono offesa. Perché? Perché mi hai, cioè, mi hai cacciato. Stai qua, mettiti, prendi la sedia. No, basta, da dormire. Vieni qua. No, vado a dormire. Ciao. Perché? Perché torno. Aspetta un quarto d'ora, dai. Saluta Pippo quando arriva e poi... Vieni. Ma sei qui. Dai, Filippo, eccolo qua. Eccolo qua, il leone. Il leone di Piacenza. Il leone di Piacenza. No, Bobo, stavo andando a letto, dai. Stavo dormendo, dai. Tipo, allora, voglio dire a tutti quanti, siamo in 37.000. Ti ricordi nel 91? Ancora. Campionato, lo dico sempre a tutti, campionato primavera. Torino-Piacenza, nel 91, 1-1. Filadelfia. Sì, gol, Vieri, Inzaghi. Ma il Philadelphia ti volevo regalare questi perché hai fatto. Sei l'unico giocatore che è riuscito a segnare al Philadelphia nel 91. Bravo, mio. Quindi domani ti mando 500 pacchi di plasma. Però com'era? Era impressionante andare a giocare lì, ti giuro. Era emozionante. Sì. Mamma, da ragazzi è una roba andare al Philadelphia, granat, calzoncino bianco, mamma. Facevandoli con quel Torino lì era bello. Perché poi c'era Carbone anche. No, l'avevamo prima. Io ho giocato anche contro quelle Torino. Sai che c'era Farris, Carbone, Porfido. Te lo ricordi Porfido? Sì, attaccante. Quello era il biennio prima. Sì, pensa a te. Io avevo fatto l'esordio in primavera col Piacenza contro quel Torino lì. Che era... Non so se c'è in porta, c'era Casazza. Te lo ricordi? Può darsi, sì. Portiere sì. Che giocava nella prossima. C'era Brunetti, Califano, Paul, bravo. Quando andavi a giocare al Philadelphia c'era un pubblico. C'era anche Dino Baggio? Io mi ricordo Farris me lo ricordo sicuro. Poi c'era Zago, te lo ricordi? Il biondo. Zago era fantasista. Farris non è con tuo fratello? Sì, Farris adesso è con Simone. Mamma, 91. Vabbè, allora... Mamma mia, dai. Oggi ho avuto il fenomeno
Kassan, basta, adesso vai, facciamo andare a letto, no? Eh sì, dopo c'ho Dani, Nick. Dopo c'ho Dani dalle 2 alle 3. Allora, sai che mi ricordo, io Nick prima ho riso, perché una volta in nazionale, non so, sono finito in camera con Ventola. Tu non c'eri, non so, sono finito in camera con Nick. L'altra volta mi ricordavo. Under 21? No, nazionale maggiore è stato, Nick. Non si sa come, ma è stato in nazionale maggiore. Che eravamo tutti fortunati? Ma come mai non c'eri? Cioè, secondo me non c'eri te. Io sono finito in camera con lui, che non so nella camera 8? Se non c'eri te, io stavo da solo. Io non siamo in camera? Io non siamo in camera? Qua, nella cosa della camera 8, vero? No, ma forse te eri uscito di nascosto e loro ho preso vento. Dici che non esci mai di nascosto? Avevo un'intervista a me, mi racconta sempre che questa cosa che si andava di nascosto erano tutti di cerie, tutti cazzate. No. Siamo stati sempre, no, devo essere sincero. A stare con me è diventato un grande professionista. E non... Lo so, ma ha detto, mi dice sempre la tua dieta, no. Tra l'altro. No, anche perché io ho paura anche della mia ombra, per cui lo faccio. Ma cos'era il numero 8 la camera? Coverciano? O la 5, cos'era? Oh, ma lo sai che sono stato l'altra volta, sono stato a febbraio alla panchina d'oro lì, che ci davano le panchine, e sono andato, mi sono fatto dare la camera, io sono arrivato là sotto, gli ho detto, sai, le ragazze dicono, mi dai una camera che voglio un attimo andare a sistemarmi, ero arrivato da Benevento, ero partito il giorno prima per arrivare da Benevento a Coverciano, sono salito, ti giuro, mi viene in mente tutte al primo piano, adesso l'hanno rifatto tutto, tu l'hai visto ultimamente? No. Cioè, rispetto, adesso l'hanno rifatto tutto. Abbiamo fatto 10 anni lì, in quella camera. La nostra camera. Ma sai che mi veniva in mente l'altro giorno? Ti giuro, volevo pubblicare la foto poi, Spazzolino. C'avevo una foto al mondiale con Spazzolino, ti ricordi? Ci portava il plasma e poi faceva il massaggio alle ginocchia a me, un'ora di... Il grande Spazzolino, che poi purtroppo è mancato. Era l'unico poliziotto che non aveva mai arrestato nessuno in 40 anni. Com'era bravo. Mamma mia, spazio. Tutte le mattine ti portai il plasma. Mamma mia, plasma, no, veramente, dai, bei tempi. Però io mi ero segnato una cosa, che adesso voglio, e dopo ti saluto, perché io lo sai che questi orari, da quando faccio allenatore vado a letto presto. Volevo dirti che comunque con me sei arrivato a 42.000, eri a 30.000 e con gli altri. Comunque volevo dirti. Te l'ho detto, no? Che con lui facevo il record. Io, allora, senti qua, 30° compleanno a Milano Marittima, c'era una pioggia, 3.000 persone. Viene Spazzolino da me alle 3 di notte. Gli dico, Spazzolino, ma non puoi star qua. No, ma... C'hai 85 anni. Ti giuro, io l'altro... Mi ha detto... Mi ha detto Pippo che se non venivo non mi parlava più. Sì. No. Ma tu pensa, l'altro giorno dicevo con la mia fidanzata, perché ho visto questa foto del mondiale, c'era Spazzolino sui tavoli e mi è venuto in mente che lui è, che poi io non, purtroppo non sono andato neanche al funerale, perché forse non so dove ero, perché per non andare al funerale di Spazzolino dovevamo essere in piedi, perché lo sai che ci saremmo andati anche a piedi, e gli ricordai. E io non mi ricordavo che era il mio compleanno, ed era vero. Noi eravamo riusciti, io e te, a fare il compleanno insieme, tu il 12 luglio, il 9 agosto, compleanno insieme, non si sa come. E c'era 3.000 persone fuori così. Io quel giorno gli dissi a Spazzolino, mi ricordo ancora la figlia, devi portarti Spazzolino in discoteca alpina. Mi fa, ma come faccio a portarlo che ha 80 anni? Quella sera è venuto in discoteca con noi, cioè. Sì. No, per dire il personaggio, no, vabbè, dai. Bei tempi. Comunque voglio che mi spieghi un attimo quando mi è saltato il ginocchio in Corea lì su che piacere. Oh, poi c'è della gente che mi diceva di delle cassette là di della Cruz, ma quella non possiamo dare, quella non si può fare. Ma io devo dire una cosa, giochiamo una partita, questa è roba vera, giochiamo una partita, allora va, mi sta in Calabria. Io ma però aspetta un attimo, premetto una cosa, io adesso faccio allenatore, ma io dico, ma avevi Vieri e Inzaghi e Totti. Ma quali erano i problemi? Non ci ho mai fatto... Abbiamo giocato la partita insieme, abbiamo fatto 5 gol, 3 gol. Allora, poi senti qua. Ti ricordi la partita in Calabria quando ho tirato la bottiglia tra potoni? No, sì, quella è bella. Ma fammela raccontare a me. Dai, no, ok, vai, raccontala tu. No, vabbè, lì giocavamo a Reggio Calabria con l'Arzareggiane. E quella partita lì eravamo in camera e ci dicevamo, boh, oggi... Perché poi eravamo tutti a dei buoni gol, tutti vicino ai record, a battere i giocatori.
Allora, dico che oggi con l'Azerbaigian riusciamo a far gol. Poi dopo, sinceramente, è difficile trovare due attaccanti come noi che fossero così amici. Cioè, veramente eravamo contenti uno dell'altro. Eravamo contenti di giocare insieme, anche di fare un assist, che io ne facevo meno di te, ma eravamo proprio felici se segnavamo. Per cui farci giocare... quella partita ci fanno giocare insieme, penso con Totti dietro, se non sbaglio. Infatti, primo tempo facciamo gol. Faccio gol io e fai gol anche te. Allora io fine primo tempo ho detto, siccome il mister, poi ho detto, uno dei due lo tira fuori, se deve tirare fuori uno fra i due tira fuori me. Io ho detto, mi devo inventare qualcosa. Allora ero in bagno, non so, passa tra pattoni, dico, mister, mi ha detto Bobo che c'ha un po' balla all'addattore. Ma come c'ha? Sì, gli ho detto, mister, guarda che poi mi sa che giocavamo anche un'altra partita dopo 3 giorni. Dico, mister, magari, sai, Bobo è forte, meglio che non si stira. Tira fuori lui se devi tirare fuori uno. Me lasciami che sto benissimo. Io dopo un quarto d'ora alza il cartello. Bobo, tu giocavi col 9, perché io giocavo con l'11, mi ricordo ancora. E dopo te gli hai tirato un bottiglione. No, era il calcio d'angolo e io ero lì che aspettavo il calcio d'angolo e tu mi dici a me. Oh, Bobo, stai calmo. Stai calmo, eh? E io capivo, dicevo, detto di me, ma che cazzo mi sta dicendo? No, poi mi dice, oh, tranquillo, eh? E io, ma che cazzo stai? E poi mi fai così, guarda là, vedo il numero 9. Mamma mia! Allora io no, dico, e poi io ho fatto doppietta, poi ho fatto gol. Poi esco, prendo la bottiglia, gliela tiro così al trap, fine partita mi dice, ma perché mi hai tirato la bottiglia? E io, ma perché mi hai tolto? E lui mi dice, ma più mi ha detto che stavi male. Che risate. Mamma mia, che bei tempi. Ma è passato troppo tempo, purtroppo. 20 anni, oh. 18 anni. Purtroppo. Veramente. Che risate, oh. Che risate. Poi se penso alle squadre che avevamo, poi abbiamo vinto il mondiale 2006 che tutti rifatto male, non l'abbiamo vinto gli altri che eravamo uno squadra degli squadroni. Sì, lo so. Va bene, dai. D'altronde... ma adesso fai l'allenatore o no, Bobo? Devi fare l'allenatore. Con quell'occhiale lì sembri un allenatore. Sai con questi occhiali vedo? Se li tolgo non vedo io, eh. Hai perso un po'? Vista? Sì, perso tanto. Perso tanto. Vedo poco, vedo, senza occhiale. Però... vabbè, se vuoi puoi raccontare quelli della Cruz. No, dai, no, niente. No, basta. Basta, perché fino a poco ci scrivono tutto alla sua strada. Che risate, vabbè, bei tempi. Come va la piccola? Sta bene, sta piccola. Bene. Stanno bene. Alla grande, dai. Te, Benevento, bene, eh? Sì, dai, noi speriamo, dai. C'è il Mitra Matri. Non dorme, il Mitra Matri fino alle 5 della mattina sta sveglio. Fallo entrare, dai, il Mitra. Voglio vedere che la barba, c'ha la barba lunga, voglio vederlo con la quanti barba lunga. Quanti punti c'ha di vantaggio? 16, 18? No, ne avevamo 22 sulla terza, perché ne vanno su due. E infatti ho sospeso tutto. 22 sono tanti, ma vabbè, dai, però d'altronde con quello che è successo non è che potevamo fare niente. Adesso vediamo un attimino com'è, dai, se si evolve, speriamo sembra stia migliorando, per cui sarebbe bello anche se puoi giocare senza gente, lo sai anche te che non è calcio. Però per dare anche un po' di fiducia, far ripartire un po' il paese, perché sennò veramente questa situazione sempre in casa c'è da impazzire, perché noi siamo fortunati, ma pensa anche la gente che non stare in casa al sole, fa bene. Cioè, adesso speriamo, dai, speriamo di poter riuscire a ripartire. Sì, vediamo che succede. Dai. Aspettiamo. Ma non ci abbiamo qualche altro aneddoto che si può dire? No, io ti chiamo, non domani. Dopo domani ti richiamo e raccontiamo qualcos'altro. Va bene, dai, non esageriamo, sennò il repertorio finisce. Stiamo ogni 2 giorni raccontiamo qualcosa. Però basta quella della cocca sgasata, perché ti piaceva da morire a te. Con lo stuzzicadente. Ora, dopo domani racconto quando entravamo in camera, alle 2 di pomeriggio che dovevo dormire, poi la notte mi svegliavi, ma come facevo? Ma io ti giuro, non ho mai dormito con nessuno. Solo noi due, io mai, cioè io non potevo, perché ero sempre sveglio, davo in bagno, citrosodina, non digerivo. Perché faccio a sopportarvi la lucina rossa della televisione. Coprivo tutto. Ti ricordi in Russia che c'era la luce
Avevo messo le coperte, attaccato le coperte alle finestre. Con lo scotch. No, i giornali, avevamo attaccato i giornali. Vabbè, questo lo raccontiamo dopo domani, dai. Dai, buonanotte. Ciao, Pippo. Ti seguo ancora un po', ciao, ciao. Un bacio, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ai, ai, ai. Ai, ai. Che ora sono? Che risate, oh, ragazzi. Mezzanotte. Che risate, ragazzi. Vi ho fatto, guarda, tra Nazionale Under 21 e Nazionale 15 anni di ritiro insieme. Stessa cava. Ai, 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 ai. C'è il bomber Boriello. Il bello del calcio italiano, europeo e mondiale. Allora, Lippi, Davide. Gli ha detto al trap di togliermi. Madonna delle rose. Che risate, mamma mia. Era tanto che ridevo così. Ora dopodomani lo richiamiamo Pippo e ti racconto com'era in camera. Vi racconto com'era in camera. Cosa combinavi in camera? Delle risate. Fammi farmi far Matri, dai, così salutiamo Matri, sennò la Fede chiama. La Federica chiama la Costanza e dice: ma perché Bobo non lo... si è fatto la barba il Leone. L'ho tolta. Allora, oggi la Federica chiama la Costanza e dice: ma perché Bobo non fa entrare mai Matri nella diretta? Questo ci rimane male. Ma no, io sono spettatore. A me piace stare dietro le quinte. Sono un autore, con Rosario. Rosario mi stuzzica. Porca sia, mamma mia. No, Pippo, cazzo, era carico. Pippo raccontai aneddoti, era carico. Aneddoti, ragazzi, ma sai quanti ce ne abbiamo? Io mi ricordo l'estate, quando butti fuori tutto l'estate. Durante l'anno sei silenzioso, ma l'estate... L'estate con le bimbe, con cose, butti fuori tutto. Sì. Fede, c'ho Fede in casa che mi guarda. Stai zitto, fa casino. Mamma mia, padre. E bimbe dormono, no? Sì. Ma anche Sofia? A che ora va a dormire la Sofia? 9:30, no, 10. Sofì 10. Bea c'ha l'interruttore, 9:30 morta. Casa da sola, sì. Wow. Comunque adesso ti racconto io un aneddoto, Bobo, che intanto ne raccontano tutti. Come io ho conosciuto te. Tu tanto non te lo ricordi, giù nel Prado, sai in cazzo tu, dove, chi, quando ci siamo conosciuti. Io, allora, sono andato la prima volta... Aspetta, dico a tutti quanti, sai come ti ho memorizzato io? Sul telefono? Matri, giocatore Cagliari. Okay. Allora, non lo cambio più, lo lascio così. Pensa che ci siamo conosciuti 6 anni prima, però vabbè, niente. Comunque, io, a me piaceva andare a Milano Marittima a Pasqua, no? Ho fatto 2 o 3 Milano Marittime, tra virgolette, normali, come comuni mortali. Poi Broccolo, il mister, mi prende simpatia. Allora il mister mi prende simpatia, non so perché, io ero in primavera del Milan, lui in prima squadra. Allora, la prima volta vi trovo, lo trovo alla Brasserie, voi andavate sempre alla Brasserie. Allora, mi vede, dai, vieni in Milano Marittima, vieni al Pineta con noi. Bellissimo, Rosinco, la serata bella con voi, tutti, sembrava un sogno. L'anno dopo, allora, confidenza un po' di più con il mister, gli scrivo, dice, guarda, a Pasqua sono qua a Milano Marittima, mister, Cristian. Io non ci sono, chiama Bobo. Allora io non ti conoscevo, panico totale, io ero con mio fratello e dico: ma io devo chiamare Bobo, ma io non lo conosco, io ho vergogna, io mi vergogno. Allora ci sentiamo, tu sì, ok, a mezzanotte ci troviamo alla rotonda lì del Caffè Milano, lì la rotonda, bar della rotonda, sì. Bar della rotonda, no? Allora, io alla rotonda, mio fratello e altri 2 miei amici, arrivi tu, io suggestione
tu neanche tu sapevi chi cazzo fossi, ma chi gioca nel prato di voi? Chi gioca nel prato? Adesso con te, allora, io faccio, io, vabbè, andiamo dentro, ci porti al Pacifico, ci fai, raga, state qua un attimo, io vi aspetto, cioè, state qua un attimo e tra un po' andiamo su. Io e i miei amici non ci siamo mossi da dove ci hai detto state qua un attimo perché avevamo paura di non trovarti più e non ci portavi più su. E da lì è iniziato, diciamo, un po' tutto, un po', vabbè, io con Cristian Broccolo, sai, l'amicizia. Sì, sì. Poi è iniziato tutto con noi, però lì siamo passati dalle cucine, sempre per noi era... Sì, sì, mica, dal di dietro. Fuori il Pineda, pelato, e lasciava sempre fuori il mio amico, sempre, sempre. Sì. Sempre, anche con te, con Broccolo, lui sempre fuori. Ma Nicola dov'è, Bobo? In che senso dov'è? Non l'ho visto stasera è... No, scrive, mamma, scrive. No, ma non l'ho visto in diretta, non l'ho visto in diretta. No, abbiamo fatto prima, ora lo faccio, dopo di te faccio lui e poi faccio il cammellone a Dani. Due bottiglie, tre bicchieri. Calcio con la F. Football. Lele, calcio con la F. Non conosco un giocatore di quello che dice, io sono ignorante, cazzo. Che fuori dal calcio italiano sono una capra. Lo so. Ho visto con Antonio li conosce tutti, cazzo. Antonio sì, ma lui è malato anche lui, No, anche tutti Antonio i giocatori. Si è preparato. Poi quando non sa un giocatore, non sa com'è, chiama Lele e Lele gli spiega tutto. Lele ti spiega qualsiasi giocatore, dall'A alla Z, ma infatti non capisco perché queste squadre di calcio non lo prendono a lavorare, non riescono a capire. Lui ha rifiutato, poteva andare col Mancio, con Mancini, così ho letto. Sì. O fare una squadra può prenderlo per fare, non lo so, l'osservatore, non lo so, ma lui sa tutti i giocatori, ma lui la fortuna di una squadra di calcio. Argentina, Brasile, non conosco un giocatore nuovo. Lui la fortuna di un club, lui. Perché lui te le dice prima che esplodono, perché quando esplodono tutti sanno che quello è bravo, grazie al cazzo. Dimmelo un anno e mezzo prima, però. Lui te le dice prima. A me aveva detto di quello del Sassuolo, Boga, appena arrivato, sai, sì, era del Chelsea, però non l'ho mai visto. Cazzo, Boga è un fenomeno, proprio. Fa sì, 2000 sì. All'ora, fa 7-8 tunnel a partita. Prende per il culo, non sai da dove passa, fa 8 tunnel la partita, fenomeno. Sì, no. Però vedi, loro li conoscono tutti, cazzo. Sa tutto, lui e Antonio sanno tutto. Tu ti stai informando, stai studiando un po', no? Un giorno sì, un giorno no. Dovevamo fare il corso insieme, cazzo, adesso. Vediamo, allora vediamo, secondo me dopo l'estate, dai, lo rimettono. Dici? Ma sì, ora no, ora ci sono altre cose più importanti da fare, anche la federazione deve fare altre mille robe. Secondo me da settembre, ottobre, insomma, vediamo, vediamo che succede. Ti do dei consigli, ti passo i bigini, ti passo io come costruire da dietro. E tu. Ma non è meglio palla subito lunga? Così si fa meno fatica? Se c'eri tu, sì, ma se ci sono altri, la vuoi fare. Io ho avuto la fortuna di avere Zerbi all'inizio, dicevo, non mi arriva, ci mette un'ora ad arrivare. Invece dopo l'ho apprezzato perché arrivava tutto costruito, ma ti arrivava come diceva lui. Sì, ma è bravo lui. Mister, per essere giovane è molto preparato, molto. Sì. E sono, sai, con gli anni capisci molto anche queste cose, perché all'inizio lavori tutto distinto, lavori tutto, fammi arrivare la palla, dammi la palla. Sì. Se va bene faccio gol. E a me poche volte andava bene, però. Chi c'è adesso? Lei la Luna. No, ora faccio Ventola, poi se c'è Callon, faccio Callon e poi ma faccio... Ma Callon lo trovi, Callon inizia male 4 se cerchi Callon. Callon faccio fatica a trovarlo, non capisco perché. E poi perché faccio... Non c'ha la B blu. Non si capisce. Poi dopo faccio Lele verso Luna. Ho detto... Lele Luna è pronto, cazzo. Lui vuole fare. Sta scrivendo tutto. Lui dice da Luna alle 2 in poi io ci sono. Vuole fare il notturno.
Io ritorno alle 5 comunque. Rosario mi vuole alle 5. Rosario alle 5 mi vuole. Comunque è dimagrito Rosario. Sì, sì. Anche Silvio, l'ho visto dimagrito. Chi? Silvio. Non sta nella televisione. Io ho fatto un FaceTime con lui, vedevo solo gli occhi oggi. Ma è salami che ci ha regalato, ce l'aveva in casa. Ho mangiato tutto da solo il salame, così era. Che zio. Incredibile. Quindi lei è le 12:30, adesso chi è che c'è? Nick, ma non sei vestito per usare? No, stasera no. Ora faccio ventola, 20 minuti, poi faccio Callon se riesco a beccarlo, e poi faccio lui verso l'una, dai. Tre giorni di fuoco, a parte me, ospiti importanti. No, tutti importanti, Bomber, tutti importanti. Buonasera, Ronnie, Fenomeno, cazzo. Tutta gente seria, tutta brava persona. Importante è quello. Calcio, poi parlano di vissuto, che nessuno parla di vissuto. Di spogliatoio, che nessuno sa cosa succede lì dentro. Lo so. Quello che si può dire. E quello è il problema. Se si può raccontare anche l'altro è meglio. E quando mi dice Pippo raccontiamo, io devo pensare a cosa facevamo. Sì, si può raccontare, no, non si può raccontare. Voi eravate in camera insieme tu e Pippo, sempre? Abbiamo fatto Under 21 Nazionale A, 15 anni in tutto. Pippo ha messo anche la 10, perché una volta mi ha criticato a me per la 10, ma... Perché lui voleva, io volevo il 9, dice, ma io la 10 non la voglio. E io dico, io non la voglio il 10, prendo te il 10. Mi ricordo. Io a Sassuolo c'era la 10 o la 17, allora ho detto prendo la 10. No, la 10. Sono d'accordo. Non per, mi riconosco che la 10 di me è merda, però vabbè, l'ho presa. Però è un bel numero il 10. Sì, è bello, bello. Dai, fammi vedere un po' Nicola. Domani chi hai, domani? Hai già fatto una scaletta o...? Allora, domani c'ho Mariano Di Vaio. Cazzo, ti butti sullo stile. Che lui è blogger, modello, imprenditore. Lui c'ha più di 6 milioni di followers. Lo conosco. Sì, lui ha fatto la campagna Dolce Gabbana. Figo lui, No, adesso ha fatto anche le magliette per l'Italia Unita, sì. Su Now e il suo e-commerce. Sì, quindi c'è Mariano domani, Di Vaio, che è un grande personaggio. Poi ti racconto, perché io con lui è successa una roba strana, ma mi sa che era 5-6 anni fa più o meno, ero in spiaggia, in acqua Formentera, però lo racconto domani. Sicuro. Ti ha chiesto la foto, mi ha detto vai via. Lo racconto domani. Conoscendoti, perché sì, vai, no, dopo. È una roba. Domani, lo racconto. Io quello che dico di te, prima ho raccontato come ci siamo conosciuti a Prato, ma hai dato confidenza all'ultimo anno di Cagliari, I primi anni era ciao, dopo alla fine. Confidenza si dà con calma, Ale. Con calma, infatti io ho imparato vivendo. Con calma, mi sa che sono un po', capito, strano io. Giusto, no, ma anch'io sono così, però... Con calma. I 6 anni era ciao e io neanche facevo alzare la mano. Prato, sempre Prato. Io diceva però, ma perché lo porti in giro? Lui, no, bravo ragazzo. coglione. Quindi domani c'è lui. Poi? Poi forse faccio Ignazio... Vabbè, Nicola. Nicola. Ignazio Moser, forse domani. Ignazio Moser, cazzo. C'hanno il vino, loro, cazzo. Ma lui è a Trento, ora, Sì, lì c'è con la Cecilia. O faccio lui domani o dopodomani. Damante, Andrea. Domani tutti i modelli, fighi, tutta gente che c'è in giro. Roba di... Pettorali, palestre, pesi. Domani è fitness. È settimana domani roba fitness. Di fitness, roba di, capito? Modelli. Vabbè, Nicola che fa anche lui. Nicola Ventola che fa pesi, fa il modello. Ora io ho chiuso una campagna, devo fare una sfilata, Nicola, con tutto l'olio addosso. Vediamo. È l'amaro lucano. Poi domani
Vediamo se c'è Oba Oba, ma quando, ora sono le 6, le 7 della mattina, quindi è troppo presto per... Allora in Cina, no? In Cina, Oba. Lui sta con la sorella di Mario, mi sa, infatti. Mario mi dice... infatti Mario mi diceva in Cina, ma in Cina sono le 5 del mattino. Lo so. Vediamo... Alle 5 ci sono io. 5 sei tu. Forse Crespo Erna, vediamo se riesco a beccarlo. Vediamo, dai, domani ci inventiamo qualcosa. Malino, Alino? Scusa, Diamantino? Scusa. Diamantino ci ho parlato stamattina. Non so a che ora è là, ora devo capire un attimo, dai. Cazzo, è zona tua lì, o Australia, sì. Ora sono le 9 della mattina, mi sa, le 9:10, no, vediamo, dai. Facciamo domani. Lui vedo che alla mattina alle 10 fa la diretta con qualcuno e sono le 9, le 10 della... Okay. Vediamo, dai, vediamo dopo. Allora stasera ci penso, no, cioè dopo, domani mattina faccio un po' di chiamate, vediamo se ci sono, dai. Vediamo se torna il pupone. C'è due risate, dai, col francese. Ridere un po'. Devi buttare in mezzo, sennò Luca Toni, devi buttare in mezzo un po' di... Bravo, dai. Ma tu e Luca avete mai giocato insieme? Nazionale? Ma insieme? Insieme? Mi sa di no. No. Tu e lui davanti, raga, la palla non toccava a terra, No, no, mi sta... no, io e lui no. No, no, o giocavo io, giocavo lui. Il Bori, anche il Bori vogliamo, Sì, dai, vediamo se lo fa domani. Guarda chi c'è, Demiral, cazzo. Demiral, il centrale più forte del... Da adesso in poi il centrale più forte dei Mirati, Bobo. Ci ho giocato insieme a Sassuolo, è una bestia. Sì, È il nuovo Chiello. Ti mena... Ti spacca in due. Ti spacca in due. Poi lo guarda e dice, non t'ho toccato. Turco, figa, un animale. Troppo forte. Va bene. Vai, ci sentiamo noi. Chiamo Nicola, poi dopo li chiamo Nicola, te verso le 4. A me alle 4, metto la sveglia. Ciao. Ciao, babbo. Ciao. Oi. Mamma mia, che risate. Che ora sono? Mezzanotte e 12. Vediamo Ventolone dov'è. Vediamo, ok. Ancora Rosario, ma non vai a dormire Rosario? Rosario, niente. Devo staccare e riattaccare, no? Mi sale 30, 0030. Perché alle 11:35, quindi... Le 12:35 facciamo 5 minuti prima, quindi alle 12:30, dai, stacchiamo. Che sono lunghe queste dirette, oh. Sono lunghe. Vabbè, ora questi scrivono tra di loro, Rosario, mamma mia. C'è anche Gattuso, Verino. Ora vedo. Vedo domani, dai, vediamo un attimo. Vediamo. Uno ha scritto, che palle sta cosa. Che cosa? Che palle sta cosa? Cosa vuol dire? Niente. Anche, c'è anche uno che scrive, che palle sta cosa, cosa vuol dire? Abbecassis. Bicassis da Miami. Sono le 6 e 15. No? Sì. Ah, sono le 6 e 15 del pomeriggio, è vero? Uno ha scritto: chiama Lipic perché non ti ha convocato per il mondiale 2006. Mi sono rotto il ginocchio, amico Fritz. Quindi proprio te di calcio, proprio zero. Sei. Chi c'è? Ma dov'è Ventola? Dove è finito Ventolone?
Vediamo questo. C'è uno che mi manda sempre i pomodori. Oh. Oh. Boba, via, come andiamo? Come andiamo? Ma i pomodori dove stanno? Allora, pomodori, olio, vino, patatine, taralli, martedì e mercoledì arrivano. vedi che maglia c'ho? No, io... Io... Come stai? Tutto a posto? Tutto a posto, Pippo Polignano. Pippo Polignano. Polignano. Comunque mia nonna mi ha chiamato, volevo sapere cosa fosse successo, e ho detto poi quest'estate ti raccontiamo, capito? Tu la fai preoccupare. Raccontiamo tutto, Pippo. Fai preoccupare, raccontiamo tutto quello che succede. Fai preoccupare la mamma di Ventola pure, capito? Eh sì, ora mi ha scritto traditore. No, poi parlo Ventola. Io con Nuccia, c'ho il numero. C'ho il numero. Dai, chiamo Ventola, ok Pippo? Oh, un bacio. Ciao. Ci sentiamo questi, ciao, ci sentiamo più tardi o domani. Quando dai. Arrivano i pomodori, fammelo sapere. Ciao, un bacio. E i pomodori, ti mando un messaggio. Pomodori, l'olio e taral. Ciao, guaglio. Ciao, guaglio. Ciao, ciao. ogni 10 giorni mi arrivano i pomodori a casa. Allora, ora facciamo Ventolone. Ma Callon non c'è? Eh? Ora ha scritto chiama l'arbitro Moreno. Ma dov'è la maglia gialla? Dov'è? Non c'è Callon? Ma dov'è Ventolo? Dai, Ventolone, presentati. Siamo già cotti stecchiti qua, altro che alle 2 di notte. Uno mi ha detto che mi ha scritto prima Callon. Sì. Dai, 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 Ventola. Callone, Ventola. C'è più nessuno, che... Una mi ha detto, ha scritto, chiama Ronaldo il fenomeno. Mi è arrivato lui. Zoccolo de Sord. Mi è arrivato lui. Allora... Uno ha scritto, chiamami Bobo. Ora voglio sentire perché devo chiamarlo. Ciao Bobo. Ciao, perché ti devo chiamare? No, così, per salutarti. Di dove volevo sei? Volevo sapere, di Messina. Ah. Dimmi, cosa volevo vuoi sapere? Sapere dove avevi comprato la maglietta della Nike. Ah, la Nike! Però devo trovare il cappellino Nick, devo trovare. Che non so dove l'ho messo, il vecchio Nick. Quindi fai il tifo per? Ci sta. Inter. Grande, grande. Va bene. Quindi segui sempre tutte le dirette? Sì, sì, seguo tutte le dirette, assolutamente. Bravo, va bene, dai. Ti saluto. Un saluto. Passa una buona serata, eh? Anche tu. Ciao, Bob. Ora mi ha scritto che domande fai? Che domande devo fare? Cosa, non so, tu chiami uno che lo conosci, cosa devo, che domande devo fare? Dimmi, che domande faccio? Cosa devo, ditemi voi cosa devo chiedere. Boh. Boh.
Allora, ma il ventola cos'è che fa? Eccolo qua. Oh. Eccolo qua, il ventolone. Oh, stavo ridendo un messaggio. Chiama Gonzalo Sorondo. Ma te lo ricordi, Sorondo? Lo sai che sono andato al Crystal Palace con lui? Oh? Sì. Insieme, siamo andati insieme. Lui ha fatto benissimo. Io mi sono spappolato il pennone dopo una partita. Te hai fatto gol, mi sa, la prima partita, vero? No, la prima partita ho preso due rigori. All'ultima, la penultima, ho fatto gol salvezza quasi. Al 94esimo ha pareggiato Peter Crouch. Siamo retrocessi tutti e due, come all'Etromuro. Crystal Palace e salvezza. Se una vinceva, si salvava. 2-2. Tutti e due giù. Che spiegati che siete. Porca madosca. Oh. Ma mi hanno detto prima, mi sono staccato un attimo, mi hanno detto che mi hai trovato un contratto. Che contratto mi hai trovato? Hai detto, ho trovato un contratto, sì, per me. Ah, vecchio, c'è Lele Adani. Allora, Lele Adani, adesso tra un quarto d'ora facciamo con lei. No, ho trovato un'azienda che ti fa sfilare. Sì. Un'azienda di costumi. Ok. Sì. Non mi sta meglio un culo, ovvero. No, no, no. Non costumi boxer, costume slip. Tipo Borat? Però, no, no, devi essere tutto rasato, senza peli, e loro ti mettono l'olio e tu devi fare le sfilate. Eh sì, mi metto pure la parrucca e gira, gira e stiamo a posto. Loro mi hanno detto, ma lo fa lui? Io ho detto, guarda, dipende dalla cifra, potrebbe farlo. Mi stai a pigliare per il culo. Guarda Buratti che ride, quel ciccione. No, no, ma è vero, è vero. No, l'olio non lo metto. Ma hanno chiamato oggi, mi hanno chiamato. Io ho detto, guardi, io ho detto così, secondo me lo può fare con il costume a pantaloncino, sì, petto nudo, normale, sfilato per il costume. L'olio, non lo so. Il tiro a giro. Eh? No, gli ho detto io. Con lo slip non lo fa, 100%, perché poi c'è gente che ti guarda, io vengo a vedere io. Eh sì, il pacco non ce l'ho io, però devo mettere qualcosa. Mettiamo i fazzoletti. Come fanno tutti? Cosa pensi? Quelli che fanno le cose, le foto dei slip, c'hanno il pacco così? Ma chi c'è il pacco così? Ma tutte le... chi mette le arance, le mele, i fazzoletti? Ma che stiamo a dire? Quindi io ho detto, se la cifra è importante... lo può fare, però io ho detto io al 100% lo slippettino non lo fa. L'olio, se è un buon olio se va liscio, io ho detto chi è che lo mette? Il problema è che poi chi lo mette l'olio addosso a lui? Io non glielo metto, ma trovate, dice no, ma c'è un ragazzo. Ma perché non lo puoi fare tu? Se eri più magro lo facevi te, allora no, hai detto io no. Nico, tu puoi fare una sfilata, io no. Io sono tutto storto, la sfilata mi vergogno come un cane, faccio schifo di 100 kg. Chi è che sfila di 100 kg? Ma non c'entra. No, costumi sono pure tuoi. Eh? Alcuni costumi sono pure tuoi, sfilerai per i tuoi. Allora io cosa ho fatto? Io ho detto, guarda, io ho detto a questo qua, di questa azienda, io ho detto, guarda, io ho i costumi, yes. Se deve sfilare per voi, lo faccio sfilare io per i miei. Quindi io ho detto, dipende da quanto offrite, no? E allora sto cercando di alzare un attimo, capito? Bravo, bravo, bravo. Oh, ma prima, sentendo Ronny, ma ti ricordi quando Cooper ci faceva allenare sulla sabbia con i pesi 7 kg sopra nel coso? E Ronny che lo guardava, se lo toglieva. Levava i pesi dal giubbotto. Ronny già stava prendendo peso, in più 7 kg, lo buttava. Oh, Cooper, ma la palla dove sta? La palla dov'è? Che cazzo sono? Mica era dura, oh. Le salite con 7 kg sopra la sabbia. Mica, come ci allenavamo con Cooper? Oh. I 1000 metri di martedì, sto sparito. E Ronny con 7 kg. Oh. Eccolo qua. Oh, mi è venuta quella scena. Cassano mi ha pigliato per il culo, bene. E vabbè. Antonio, spettacolo, fa ridere, Antonio. Sì. Quindi sei pronto con l'ele? Vuoi che scrivo...
poi chiudiamo, scrivo a Callon. Ma dov'è Callon? Io ho detto di scrivere alle 11 e me, mezzanotte. Callon è così. Come gli scrivi il messaggio, Enta? Non lo so. Toir, ero l'idolo di Toir. Chi? Io. Ma... che cazzo ridi? Ma lo sai il fatto? Ma te l'ho raccontato il fatto? Che cazzo ti dico? Ero a Los Angeles. Nel dormiveglia sento il telefono. Mi sveglio. 300 chiamate perse e 500 messaggi. Ho detto è morta mia mamma, è morto mio padre. Che cazzo è successo? Ma che cazzo è qua? Che cazzo mi chiamo tutta la notte? Oh, se uno si sveglia e c'ha 500 messaggi, 3000 chiamate, dici, poi è successo qualcosa? E ho detto, vedo i messaggi, la Gazzetta, tutti quanti, Sky. È arrivato il nuovo presidente dell'Inter, Toir ha detto che è il suo giocatore preferito. E io ho detto, ma avete preso per un coglione? No, per un no, per un eroe. E ho chiamato Giovanni Branchini e gli dico, qua che devo fare? Parla solo con due, mi ha detto due. Cacchio, e quello aveva, non so che cazzo è venuto in mente. Però, ma era la grinta, il cuore, l'anima. T'ha fatto qualche contratto poi? L'ho incontrato, stavamo facendo delle robe insieme. Poi io me ne sono andato a Dubai e lui è nasciuto in Indonesia. Stai per chiudere, ma... Noi, la gente lo capisce, lo sa che noi non ci prepariamo niente, e ci viene tutto spontaneo, i ricordi e la verità. Oh, vedi, Bobo non la sapeva sta roba di Toir. Avevo sentito la roba, però pensavo che cazzo sta dicendo questo. Invece ho detto, cioè, dopo che uno dice una frase così, appena compra l'Inter, ho detto questo gli farà un contratto di immagine, di superuomo. No, stavamo parlando di... perché poi l'Inter stava sviluppando all'estero tante robe. E quindi ti tiravano dare fuori dall'Italia. Sì, 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 a gestire. E non ho accettato. Ma... oh, ma poi la prima volta che ho visto Pardo, ha detto, ma mi ha chiamato Pardo, mi fa, dobbiamo fare una sorpresa, c'ho Toir in studio. E io da Los Angeles in collegamento, la sorpresa era io. A Toir, che era lì dentro. Ho imparato una frase in indonesiano, lo sai, Kartika, tutti parlano in indonesiano. E lì parlavo in indonesiano. E tu per un contratto volevi imparare anche l'indonesiano? Sì. Prima Cassì, grazie, sono solo Prima Cassì. Prima Cassì, sempre Prima Cassì. Ero l'idolo di Toir, sì. Che ne sapete voi. Sì, ma il secondo nome lo sai chi ha detto? Dopo di me? Totò Fresi. Salvatore. Sto sudando, zio Cattani. Oh, mamma mia. Fresi. Orco due. Ai, ai, ai. Come portiere Nuzzo, mamma mia, il secondo ha detto Fresi. E lì avevamo capito che c'era qualcosa che non andava. Fa. Sta male forte, cioè superpoteri. Aia, che caldo che fa. Oddio. Mamma mia, mamma mia. Meno male che arriva Lele che filosofeggia adesso, perché qui ci vuole un po' di calma adesso. Lo sai che lo chiamo anch'io alcune volte, Lele? Veramente? Hai il numero di telefono? Non è che ci vediamo solo sul cubo per Garra, Charrua, Garra, Charrua. Garra, ciao.
Minchia, come ci hanno cotti quella. Oh, mamma mia. E no, lei lo chiamo per un giocatore specifico, per qualcosina. Ah. Vabbè, per i movimenti rotatori e sussultori, rotatori e sussultori. Qualcuno dice che c'è Callon, però ragazzi, che sia quello giusto. Lele Adani ha cominciato a scrivere calcio. Lele, ti lascio la parola allora, perché sono le 12:30, giusto? Lele, sei pronto? Fai solo un cenno. Mamma mia. Un saluto a Silvio, un saluto a Silvio. Matri, eri bello oggi senza barba, sei più carino senza barba. Visto che devo fare la sfilata con l'olio, vieni pure tu. Non riesco ad aprire la mano. Gicrobo, Gicrobo, si trasforma in un raggio. Lele, devi fare un cenno. Ascolta, devo uscire e poi rientro. Aspetta, devo... Se no si stacca tutto qua. Va bene. Ciao, schizzo.